Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video commento. Ora, se avete notato, i nomi dei partecipanti a questa partita sono un pochino ignoti. Nessuno ha mai sentito parlare di questo Van de Lu e di questo Hesseling. Però la partita che ne scaturisce è veramente mirabolante. Ora, si narrano certe leggende su questa partita giocata nel 1983 in Olanda, un torneo non proprio famoso, un torneo weekend, non si capisce bene neanche in che città, perché si dice che forse non è realmente avvenuta, ma è frutto di uno studio. Comunque, Christophe Van de Lu sembra, da voci di corridoio, che sia uno dei più grandi esperti dell'apertura che stiamo per vedere in questa partita a livello olandese, quindi non lo so. Però, insomma, lo spettacolo merita comunque, quindi vi lascio giudicare a voi vedendo proprio le mosse vere e proprie. Questa partita Van de Lu gioca con il bianco e Hesseling con il nero. Allora si inizia con una partita italiana, quindi E4, E5, che è una partita di re ovviamente. Cavallo F3, cavallo C6, gioco su questo attacco. E ora alfiere C4, dove il bianco punta subito su F7. Ora qui ci sono due modi per reagire tipicamente. E il nero sceglie la via cavallo F6, che provoca un contrattacco su E4. Ora questo di solito non è un problema, perché dopo che il bianco arrocca poi può portare la torre e trovare vendetta. Qui di solito nelle partite moderne si vede giocare la spinta di 3 entrando nella variante chiusa, mettendo al sicuro questo pedone in ogni caso. Ma in questo caso Van de Lu prova a giocare cavallo G5 buttando tutto su F7. Ora questa è la linea che porta tipicamente al fegatello. Difatti quello che il bianco vorrebbe qui è dopo D5 e per D5 che il nero ricatturi sto pedone con il cavallo, perché poi il bianco può schiantare il cavallo in F7. Dopodiché il re è costretto a esporsi e insomma vabbè, qui ci potete vedere video sulla trappola del fegatero, questo cavallo super inchiodato. Il nero può ancora reagire cercando cavallo CB4, però la posizione è piuttosto compromessa, dove il bianco ha facile gioco con questo re nero molto esposto. Comunque non si entra in questa variante, ma in un'altra. Ora, tipicamente la mossa migliore qui è effettivamente D5, però dopo E per D si sposta il cavallo in A5 contrattaccando l'alfiere, e in questo modo il nero esce sicuramente molto molto meglio. È un po' per questo che il bianco tipicamente non adotta questa apertura, ma va sulla chiusa di solito. Nella partita viceversa, il nero, prima ancora che il bianco possa fare qualcosa, invece di spingere D5, prova a giocare subito il contrattacco Traxler, che vede rendere pan per focaccia su F2 a quest'alfiere campo oscuro. Adesso la mossa forse più sicura per il bianco, visto che il nero può arroccare, è subito approfittarsi di F7 in qualche modo. In partita viene giocata cavallo per F7, che è quella più ambiziosa, visto che dà doppio a donna e torre, però forse più tranquilla e che dà minori possibilità di entrare in un guazzabuglio totale è alfiere per F7, perché dà subito scacco al re nero, che è costretto a muoversi, dopodiché si ritira l'alfiere. Ora, ok, il nero ha perso un pedone, però ha buone possibilità perché ha un netto vantaggio di sviluppo. Ok, però così era troppo semplice, sarebbe forse finita una partita troppo pari. Qua si va a cercare di complicare con Van de Lu, che gioca cavallo per F7. Dopodiché la donna è attaccata, però il nero a questo punto può avvalersi di tutto il potenziale dell'attacco Traxler e qui si può sacrificare l'alfiere. Ok, qual è l'idea? Quella di esporre il re avversario. Visto che il re nero non è stato esposto da questa scelta del bianco che va al materialismo, il nero sacrifica l'alfiere. Ora, ok, si può anche giocare senza catturare questo alfiere, però il re comunque rimane esposto, quindi tanto va a giocare re per F2. Dopodiché segue cavallo per E4, quindi già due pedoni recuperati per l'alfiere, con scacco al re. Ora, qui di solito c'è re G1, come mossa più comune, che però non semplifica molto la vita al bianco, perché dopo donna H4 si minaccia comunque matto. Qua va chiuso più o meno, si può schiantarci il cavallo, H per G3, un attacco sulla donna. Però qui il re bianco è talmente esposto che il nero riesce comunque a avere buona compensazione. Dopo un po' di mosse entra in gioco pure l'alfiere campo chiaro, dopodiché
Qua tipicamente si giunge a una patta perché il re bianco è troppo esposto. Per esempio, se re h1 il nero può continuare a ripetere le mosse, se re f1 addirittura, non scordiamoci, si può ancora arroccare. Non c'è la scoperta di questo alfiere spostando il cavallo perché il cavallo a sua volta è inchiodato sul re. Qua potrebbero essere dolori perché qui ora le potenzialità di questo cavallo sono completamente annichilite, anzi il re bianco è esposto e potrebbe subire degli attacchi non ben precisati ma comunque pericolosi. Ok, ad ogni modo Van de Loo dice, vabbè, mi piace il rischio, e gioca il re in e3, che è la cosiddetta variante del King Walk, cioè della camminata del re. In pratica il bianco se ne frega totalmente di avere il re in sicurezza, ormai che è esposto dice tanto vale che vada all'attacco, tant'è il nero ha attaccato pure la donna, quindi questo cavallo e questa donna è probabile che cadano. Così in pratica siamo solo alla settima mossa, ma già è venuto fuori un guazzabuglio colossale. Ora qui il nero ha varie scelte, ovviamente va tolta questa donna di qui. In partita è stata giocata donna e7, anche se in realtà forse è più giocata donna h4, che minaccia per esempio donna f2, tagliando ancor più il re fuori. Ora qui la mossa migliore è giocare per l'appunto g3, comunque si continua. Per evitare di avere la donna ricacciata in vari posti, il nero ha giocato viceversa donna e7. Ora potrebbe dire, vabbè, a sto punto il cavallo si prende la torre, tanti saluti. Non è così facile, perché a questo punto segue donna g5, visto che il cavallo non guarda più questa casa. E ora la cosa è piuttosto complicata, perché dopo re per e4 c'è d5 scacco, che serve solo a aprire la via a questo alfiere. Si sacrifica quindi il pedone, alfiere f5 scacco, re f3, e poi il re bianco è sballottato dagli attacchi dell'avversario. Viene fatta fuori la donna. Incredibilmente però questo non basta, perché il nero ha comunque dato molto materiale per questo scambio, e alla fine di questa combinazione la posizione è praticamente pari se valutata da un motore, anche come materiale più o meno siamo lì, notando anche che questo cavallo probabilmente difficilmente potrà sopravvivere uscendo da questa gabbia. Ok, comunque non viene catturata la torre in h8, bensì il bianco gioca c3, con l'idea magari di poter sgattaiolare il re in un posto sicuro attraverso questa via. L'altra alternativa poteva essere viceversa prendere direttamente il cavallo, anche questo chiaramente possibile, però c'è il solito problema che d5 per aprire la via all'alfiere campo chiaro, dopodiché il re comunque è sotto pesante attacco. Ora qui si può scegliere se provare a cambiare le donne, il tentativo di sistemare la cosa, però segue alfiere scacco, un scacco di scoperta, uno scacco doppio. Il problema è che ora il re non può prendere l'alfiere, altrimenti gli entra la donna con f4 e poi c'è matta a seguire, per cui il re deve scappare, tipo re per e5, dopodiché va sicuramente a passare dei guai, perché a questo punto il re è completamente esposto e non c'è niente da fare. L'altra alternativa, forse migliore per il bianco, è giocare donna g1, evitando questo cambio. Dopodiché comunque il nero può arroccare, mette al sicuro la torre e porta un altro pezzo all'attacco, una situazione comunque in vantaggio per il nero. Ok, comunque abbiamo detto viene giocata c3, la sicurezza prima di tutto, anche se fino ad ora non era certo una delle maggiori preoccupazioni che aveva il bianco. Chiaro che ovviamente il nero non potrà andare subito in d3 perché c'è anche questo doppio da gestire, però insomma il bianco ha magari altre idee. Un'altra cosa che blocca quest'ultima mossa è l'entrata d4 dell'altro cavallo. Ora c'è da dire che il nero se ne frega bellamente di questa cosa e gioca comunque cavallo d4 semplicemente per chiudere questa casa al re. Dopodiché è abbastanza ovvio che c per d4 non è una mossa plausibile, altrimenti sarebbe stata giocata, perché dopo e per d4 scacco, qui il re deve stare attento a dove va, perché se si sposta per esempio in d3 c'è questo pericoloso doppio, dopodiché perde la donna e probabilmente anche la partita, per cui si potrebbe pensare di giocare re f3, però in questo caso segue per esempio l'arrocco, e ora se questo cavallo è un pochino imbarazzato. Altrimenti l'altra idea potrebbe essere catturare questo pedone, però segue c5 scacco, il re si deve spostare, dopodiché cavallo f2 siamo alle solite.
Dopodiché chiaramente qui il bianco però ha qualche controgioco, ma il nero ha il tempo di una mossa in più per mettere al sicuro la propria donna e non farle subire questa inchiodatura di torre. Ok, per questo motivo e viceversa qua il nero accetta il cavallo con re per e4, segue scacco. E qui ci sono ancora opzioni, e chiaramente non è salutare andare ancora più all'esterno, per cui viene scelta viceversa l'idea di giocare re 3. Donna f4, scacco, re d3, quindi forzato in questo piccolo angolo il re, e qua viene giocata d5. Questa mossa è già successa in altre varianti che abbiamo visto, l'idea è quella di poter giocare l'alfiere in f5 per poter tagliare fuori il re dai giochi. Qua il bianco sceglie l'idea di fregarsene, gioca alfiere per d5, con l'idea di aver liberato una casa di fuga per il re. Chiaramente non è proprio il massimo della vita portare il re in c4 qui, però visto come è andato finora la cosa, insomma, ci si può anche provare. Un'altra interessante alternativa poteva essere c per d, che toglie di fatto un fastidioso cavallo, però dopo d per c scacco, quindi recupera il pezzo. Re per donna per f7 scacco e qua sembra che la mossa migliore sia addirittura re b4, anche se chiaramente il bianco non è che stia benissimo in questa variante. Di fatto su re c3, che è l'altra alternativa per evitare scacchi da parte di questo alfiere in uscita, semplicemente seguiva e per d, dopodiché il re è comunque costretto a mettersi nei guai e in breve l'attacco del nero comunque monta, sfruttando proprio l'inquadratura anche di questo pedone a cui non è permesso di catturare la donna. Ok, comunque niente di tutto ciò, viene giocata semplicemente alfiere per d5. Questo incasina, se possibile, ancora di più la posizione del re. Alfiere c5, f5 scacco. Re è costretto in c4, una posizione ancora più incredibile. Segue b5 scacco, ancora il re costretto a infilarsi nei guai. Ad esempio, se vuole rimanere ancora al coperto con re b4, attenzione, questa casa non ci poteva andare. Seguiva semplicemente scacco a 5, dopodiché re a 3, e a questo punto, con i pedoni così a ridosso, è abbastanza facile averla meglio. Questo attacco di scacco che permette alla donna di rivenire in b4 e dare matto a seguire. Quindi niente re b4, il re bianco è costretto ancora di più a infilarsi in posti assurdi, e re c5. Notate tra l'altro che il nero ha ancora questo cavallo e questa torre impresa da tempo memorabile, ovviamente il bianco ha di meglio a cui pensare. Difatti qui sembra essere giocata una mossa donna h4 abbastanza tranquilla, ma con l'idea di rientrare in gioco attraverso e7, sfruttando proprio il fatto che ora questa linea di ritirata è tagliata al re bianco. Per cui per esempio c per d non funziona proprio perché ora addirittura si può entrare direttamente da d4 e anche qui il re ha le ore contate. Altra cosa, se il bianco provasse a approfittarsene della torre a questo punto, peggio mi sento, c'è matto subito. Ok, quindi donna h4. E cosa giocherà il bianco? Cavallo e5. L'idea è semplice. Oddio, sì. perché toglie il difensore dal cavallo d4, quindi ora il re bianco potrà anche ritirarsi se la donna si sposta, per esempio, in e7 a catturare il cavallo d4. È chiaro, qua ci sono altri problemi. Di fatto il nero sceglie di arroccare lungo con un possibile attacco su d5 che porterà a un monte di guai. Difatti, se qui viene fatto fuori il cavallo, c'è sacrificio di torre, re per d5, torre d8, dopodiché ancora una volta il nero entra in attacco con tutti i pezzi e il re bianco non sopravvive. Quindi sempre sul filo del rasoio viene scelto di giocare addirittura la spinta c4, proprio per sostenere questo alfiere e impedire che il re sia costretto a ricatturare in d5 in caso di sacrificio di torre. La torre però che fa? Si sacrifica comunque. C per d5, la situazione cambia un pochino, però c'è sempre torre d8 con la stessa idea.
La donna poi può seguire l'attacco della torre dopo che si è sacrificata. Quindi qui serve ancora un altro pezzo per bloccare l'attacco del nero, cavallo c3. Abbastanza buona questa idea. E qua forse un primo incespico del nero, perché poteva continuare a mantenere la pressione con la spinta a 6, bloccando la possibile cattura di questo pedone prima di spostare il cavallo. E che fare? Qui c'è una minaccia abbastanza semplice: se il bianco prova a reagire in qualche modo attaccando donna, cavallo e quant'altro, segue semplicemente donna a scacco, dopodiché c'è pure questo che è matto, visto che questo pedone inchiodato non può prendere un passant. Quindi la posizione del re bianco è comunque pessima. Ad ogni modo Hesseling decide di giocare qualcos'altro, gioca cavallo c6, con l'idea di far entrare la donna in b4 supportata dal cavallo. Ora, questo cavallo sembra si possa prendere in 50.000 modi diversi, però non ce n'è uno che vada bene, tipo se viene preso di pedone, c'è donna d4 scacco, e poi sono dolori come al solito. Se viceversa viene preso di cavallo, c'è il matto subito. Se viene preso di re, il re chiaramente così è molto esposto, segue donna b4 e poi comunque il re bianco è chiuso nella morsa degli altri pezzi, giusto per questa, evita che il re si possa ritirare con facilità. Ok, quindi siccome tutte queste combinazioni sono basate sul fatto che la donna possa venire in b4, qua il bianco c'ha delle mosse che sono piuttosto forzate ed incredibili allo stesso tempo. Fino a questo punto il bianco era dato per spacciato, o almeno fino a quel tempo, però Van de Loo qua si è inventato donna a 4. Ok, qua il problema del nero è che ha perso molti pezzi, quindi il bianco addirittura può sacrificare la donna così secca, che può essere presa direttamente dal pedone, per bloccare l'attacco del nero. Di fatto questa mossa serve proprio a evitare donna b4. E qua che può succedere? Ora c'è sempre questo attacco su donna e 7, però non ha più il mordente di prima. Ma vediamo però che succede semplicemente se si prende la donna. Qua riprende di cavallo, si guadagna un pezzo, ma chiaramente non è sufficiente. Ora, vabbè, si può anche prendere questo cavallo, cambia poco la cosa. Il nero ha troppo vantaggio materiale anche avendo recuperato un pezzo. Ora, senza la donna a giro, può fare ben poco per portare avanti l'attacco. L'altra idea chiaramente può essere prendere la donna col pedone. Questo è un bel guadagno di materiale, ma il bianco guadagna a sua volta, perché ora può prendere questo cavallo, attacca torre e pedone. Qui probabilmente la mossa migliore è cercare di continuare l'attacco finché si può, però dopo b3 questo pedone blocca qualsiasi iniziativa, dopodiché il bianco potrà anche gestire la cosa dando scacco, guadagnando una torre, ma pare avere sufficiente materiale e il re sufficientemente difeso nonostante sia in questo buco. Tra l'altro vedete come il cavallo ha funzioni molteplici, evita che possa venire attaccato. Qui il bianco riesce a sopravvivere abbastanza agilmente. Quindi che si inventa? Il nero gioca donna e7, magari poi prenderà il re dopo, se non che il re cattura proprio in b5. Di fatto però almeno questo riesce al nero a far recuperare un cavallo e continuare l'attacco, perché il re è ancora completamente esposto. Questo pedone è inchiodato, quindi non potrà prendere il cavallo. Il re a sua volta non può prendere il cavallo allo stesso modo. Ora forse qui si poteva giocare una variante più vincente per il nero addirittura, con cavallo per e5, però vedremo che anche questa all'apparenza sembrava veramente potente. Di fatto anche se qui il bianco prova a dare scacco e portare il re al sicuro, il nero è comunque addosso, perché ha a disposizione donna e re avversario da poter attaccare man bassa. Per esempio questa variante forza la cattura della donna bianca, dopodiché comunque la posizione del re è completamente compromessa. Qui c'è matto, praticamente imparabile. Si può dare una via di fuga al re, però donna scacco, e dopodiché entra pure il cavallo a dare matto. Guardate, questo pedone è inchiodato perché c'è la donna che lo inchioda sul re.
che è comunque una variante piuttosto complicata, quindi ci può stare non averla vista. E comunque donna 5 mantiene l'attacco, come abbiamo detto. Segue donna c4, proprio per bloccare l'ingresso d'alfiere, che sarebbe la naturale continuazione dell'attacco del nero. L'altra alternativa, al solito, se il re facesse l'ingordo, re per c6, però c'è donna c6, dopodiché l'alfiere entra con pieno effetto e si becca matto il bianco. Quindi donna c4, cavallo d4, quindi il nero salva il cavallo da scacco, continua a mantenere il re bianco in una posizione non favorevole. Re a4, alfiere d7, occhio, questo re, se dovesse inoltrarsi in difesa, dovrà subire cavallo c2 scacco, per cui re a5 costretto ancora più nello scoperto. Cavallo c6 nuovamente scacco, ancora una volta questo pedone è inchiodato. Re a6 e ora cavallo b8 scacco. Ora qui Van de Loo ha l'opzione di ritornare indietro, ma in tal caso semplicemente il nero ripeterebbe le mosse, per cui tanto vale, visto che ha poca voglia di pareggiare, o almeno questa è l'impressione che mi ha dato in questa partita. Abbiamo giocato re per a7, quindi il re va proprio in modalità non me ne frega un cavolo e entra completamente nel territorio avversario. Ora, in una posizione del genere, qua il re bianco di solito o ha bevuto forte oppure dovrebbe avere delle sane motivazioni. Di fatto qui forse dopo donna d6 avrebbe dovuto cedere la partita, perché il problema è che ci sono due entrate che danno matto: una è difesa dalla donna, quell'altra no, e il bianco però ha difficoltà a difendere, perché tipo anche cavallo a4 poi potrebbe venire nuclearizzato dall'alfiere. Ora, questa non è stata giocata, è stata giocata un'altra variante che sembra altrettanto buona, semplicemente la spinta c6, che permette di entrare direttamente alla donna in c7. Questo chiude pure la ritirata attraverso b6, quindi sembra altrettanto valida. Non tiene conto però del fatto che ora questo pedone è inchiodato e quindi il bianco può giocare cavallo b5 bloccando l'ingresso in c7. Qui segue alfiere f5, magari il nero potrà entrare da altra via, ad esempio donna e7. Però d4, si va a attaccare la donna. Ora l'ingresso in e7 non è completamente favorevole, perché il nero può, a differenza dell'entrata in c7, scappare. Donna b7, re scappa, torre per, inchioda il cavallo, quindi sembra che il nero abbia un po' di rivalsa, ma non è sufficiente. Ora questo cavallo cadrà, presumibilmente, ma come al solito guadagnare un pezzo solo in una situazione del genere non è sufficiente al nero per avere possibilità di scamparla. Quindi a questo punto, invece di entrare di donna, viene scelto di entrare di torre. Torre di 7 scacco sembra sufficientemente pericolosa lo stesso per il monarca, che qua si infila addirittura in a8, posizione se possibile ancora più assurda. Avrà le sue ragioni Van de Loo? Ebbene, viene giocata donna e7 con l'idea di sacrificare magari la torre in a7 e poi dare matto, cosa però al momento non possibile perché cavallo per a7 è comunque scacco. Però insomma, questa batteria ha il suo perché, sembra piuttosto preoccupante per il bianco. Qui segue d per c, blocca tra l'altro questa casa, attacca la torre e ora alfiere e4. Quindi si va a inchiodare questo pedone, toglie di mezzo il pericolo che possa catturare la torre e eventualmente si minaccia anche alfiere per c6 con dei problemi non indifferenti. L'altra alternativa poteva essere giocare cavallo per c6 subito, cercando di togliere il pedone, però qui c'è donna per, guadagna altro materiale il bianco, dopodiché vabbè, qua il nero non la racconta neanche se prega in cinese. Ok, quindi giustamente alfiere e4, a cui segue però d5, va bloccata la cattura su questo pedone a tutti i costi, questo è abbastanza efficace. Alfiere per d5 però sembra buona perché sembra attaccare la donna. Quello che succede qui è che il bianco continua a fregarsi di perdere materiale, ne ha sufficienza in vantaggio, gioca donna per d5, quindi sacrifica la donna per un alfiere, il re ringrazia e prende, però ora cavallo a7 scacco,
comincia a arrivare la vendetta del bianco e finalmente questo re ora potrà forse trovare nuovo respiro. Ora è possibile che questo cavallo cada. Se il nero gioca re c7 c'è alfiere f4, dopodiché il cavallo cade comunque e il nero ha perso soltanto una mossa. Una variante plausibile potrebbe essere questa, per esempio, dove la donna da sola può fare ben poco. Qua il bianco riesce a promuovere e dopodiché con l'ultima mossa di cavallo difende pure la torre e si ritrova in netto vantaggio materiale con partita facilmente vinta. Per cui qua re d8 provando a scappare per i campi. Qua Van de Loo chiaramente prende il cavallo. Dopodiché forse un'altra svista di Hesseling, forse poteva giocare donna b4, sembra più efficace perché attacca subito il re, lo costringe in un angolo. Dopodiché forse con re c7 poi diventa un problema evitare il matto, è un problema piuttosto serio perché l'unico modo per ritardarlo è alfiere f4, ma non aiuta a niente alla causa del nero. Ad ogni modo, ancora una volta Hesseling prova a giocare una via che sembra un po' più diretta, più preoccupante, donna scacco. Il problema è che dopo re a8 questa casa non c'è per dare matto, bisogna far intervenire la torre. Sembra intervenire comunque in modo piuttosto efficace lo stesso. Tra l'altro questo inchioda pure il cavallo su re, quindi qui c'è pure di minaccia donna c8 matto. Quindi come farà mai il bianco a evitare tutto ciò? Gioca alfiere g5 scacco. E questo è un bel problema perché a un passo dal matto qua il nero si vede il re esposto. Non può venire in c8 perché c'è il cavallo che difende, per cui è costretto o a spostare il re verso il centro, però in questo caso entra in gioco le torri, dopodiché se tipo re f7 c'è torre e7 e il nero deve cambiare donna su torre alfiere. Va poi a perdere perché perde l'attacco. L'altra alternativa re f8 segue torre f1, quindi va qui sacrificata la donna perché se il re si sposta in g8 c'è matto con torre e8, quindi cambio e poi il bianco vince. Quindi l'unica altra soluzione è accettare questo sacrificio d'alfiere. Ok, nero guadagna un altro pezzo, però è costretto a perdere due tempi perché se poi vuole riportare la torre a inchiodare il cavallo ci deve mettere un altro tempo, che è giusto quel briciolo di tempo di cui ha bisogno in bianco per far rientrare le torri. Torre a d1 scacco e qua il re si allontana, attenzione perché poi le torri possono venire pure in settima. Entra in gioco anche l'altra, re f8 e ora torre d7. E la donna nera è costretta a togliersi di mezzo, quindi l'attacco del nero apparentemente pare completamente essere sfumato. Che fare qui? Il nero prova a guadagnare dell'altro materiale, ma nel mentre il bianco raddoppia con torre e7. Donna per g2, inchiodando il pedone che a questo punto sta diventando un vero problema che potrebbe promuovere. Però torre b7 schioda il pedone che ora potrà avanzare. Torre c5, si mette dietro il pedone, anche questa è una tattica abbastanza usata, una strategia abbastanza usata per bloccare i pedoni in avanzata, però qui il pedone può venire comunque spinto. Notare che ora la torre è in presa, però il nero non può prenderla perché segue promozione a donna con scacco, quindi la torre non ha tempo di prenderla e dopodiché insomma vabbè, il bianco è in netto vantaggio. Quindi abbiamo giocato donna g4 cercando di mettere un ulteriore blocco sulla promozione. Torre ancora intoccabile. Segue torre f7 scacco, sempre con l'idea di farsi mangiare dal re, cosa che non è possibile per via della promozione con scoperta. Quindi il re è costretto a spostarsi e ora semplicemente b4. A questo punto il gioco del nero è abbastanza bloccato perché con tutti questi pezzi intorno il re bianco è comunque al sicuro. Questo pedone non può essere toccato, questa torre non può essere toccata. Si può anche prendere la briga, il piacere di dare fastidio alla torre con questo pedone. Qua viene giocata torre c2 con magari idea di rientrare in gioco sulla colonna A. Niente di tutto ciò è interessante, quindi viene giocata a4 per evitare anche questo. I pedoni avanzano. Allora a questo punto anche noi dice non avendo di meglio da fare avanzo pure il pedone H, però
A5, H4, comincia a essere una corsa, B5, ora il problema è che si sostiene cavallo C6 che va a bloccare questa linea d'attacco della torre, per cui H3, il pedone nero è quasi in promozione, però dopo cavallo C6 la torre nera non può più niente. Si gioca H2 con l'idea che la donna ancora possa controllare C8 e evitare la promozione, però qui semplicemente viene giocata la torre per G7. Allora, il problema è che la donna è attaccata, non può prendere la torre, ovviamente perché segue matto subito. Deve continuamente difendere ancora questa casa, che si può giocare, perché comunque il bianco ora minaccia di giocare torre B8, visto che il re non può più catturare la torre. Cioè, non c'è molto da fare. Le opzioni sono o promozione a donna in H1, ma qui segue semplicemente torre B8 scacco, e qua si può solo frapporre e matto segue subito. L'altra idea potrebbe essere giocare torre F8 per attaccare la torre, però non è che le cose vadano particolarmente meglio, perché dopo torre per G4 non si può neanche promuovere, perché ora non è più difesa questa casa, il bianco va in promozione da matto. Ecco perché evidentemente dopo torre per G7 qua Esseling ha gettato la spugna. Ok, direi che in questo caso è giusto riguardare quasi in religioso silenzio questa partita, perché è stato un guazzabuglio veramente inenarrabile. Ok, quindi vi sarete sicuramente fatti un'idea di come mai nessuno ai top level giochi della roba del genere, però se non altro come curiosità o come anche semplicemente per la bellezza di quello che abbiamo visto, è una partita più che interessante, a prescindere dal fatto che uno possa pensare che sia uno studio o meno. Comunque un Van de Loo che ha dimostrato piena conoscenza di questo tipo di apertura, mostrandoci qualcosa che ha veramente dell'incredibile. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao!